Sì, ci si può inserire. Ho l'impressione che questa possa essere una gara selettiva. Davanti stanno viaggiando, però, come giustamente sottolineato, non c'è nessuna russa, quantomeno nessun atleta che rappresenti i colori della Russia, perché se andiamo a È vedere la vero, starting è vero. list di russe ce ne sarebbero anche tre in gara, che fanno la Sì. felicità di altri paesi, specie la Slovacchia. Tra l'altro è stata costretta Sadilova, citiamola da russa, insomma, l'altro giorno a dire no, ma io non mi sento una traditrice, insomma, non si è comportata proprio in maniera ortodossa o esemplare. Però il caso Sadilova è stato molto contestato, nel senso che Sadilova aveva dichiarato smetto. Esatto, Lo quello volevo staff dire. tecnico l'aveva detto, non è che vai in Ucraina, no, no, smetto, c'è la famiglia, eccetera, e poi dopo qualche mese te la ritrovi dall'altra parte. Adesso sinceramente non so se Panfilova sia in regola per partecipare alle gare olimpiche. Sta di fatto che la prossima stagione l'Ucraina potrà schierare 6 atlete. Al momento ne ha 7 valide, compresa la giovane Yana Bondar. Di giovane c'è anche Jima, hanno un'abbondanza che rischia solo di portare a risultati ancora migliori di quelli di questa stagione, perché prima della vittoria di Pyotrushna nei campionati mondiali di Nove Miesto, l'Ucraina non vinceva da 156 gare, quindi roba ben oltre la striscia della Francia. Io ho l'impressione che di vittorie ne possono arrivare ancora tra Pyotrushna, Semerenko e giovani che crescono. Eh sì, chiaramente soprattutto in un certo tipo di contesto, poi bisogna vedere perché insomma, Domracheva, Tora Berger in questo momento difficilmente le vedo fuori dal podio, poi può accadere di tutto, chiaramente se c'è il vento che dà qualche problema, poi Tora Berger la pancia ce l'ha veramente piena, solo che non sembra stancarsi mai di abbattere bersagli. È una questione di testa. Lei di Comunque, testa seguiamo. più forte. Quello che accade sembra meno problematico il vento. La prima a sbagliare è stranamente Doren, Tora Berger, gran serie come Kuzmina e anche Vita Semerenko, errore di Gössner, Mäkäräinen e anche di Henkel. Però si salva Domracheva che si presentava a questa gara come una delle 6 peggiori a livello di percentuali a terra. Le compagne di merenda sono Gössner, Kuzmina, Solendal, Panfilova e Gvisdon. Gvisdon non ho visto come abbia sparato. Vediamo senza errori. Ecco, quindi quelle che in genere sbagliano a terra, o almeno alcune di queste, si sono salvate. Bene anche Gasparin, che a terra in genere è precisa, molto bene anche Karin Oberhofer. Le italiane, senza errori, anche Michela Ponza. Quindi poligono non troppo selettivo, qualcuna è rimasta attardata. Di solito i secondi giri sono quelli meno tirati, però al femminile il discorso è un po' diverso, soprattutto se c'è Domracheva nelle prime posizioni. Ci fermiamo qualche istante, a breve, torniamo. Torniamo con le immagini in diretta, davanti vediamo Kuzmina, c'è Tora Berger, c'è anche Daria Domracheva che si è portata sotto e Sukalova, ti direi, insieme a Gvisdon. Ecco, sì, poi dietro c'è la Semerenko forse. attenzione a Magdalena Gvisdon, perché sugli sci in questa stagione sta andando veramente forte. Chiaro, non la puoi mettere al pari di una come Domracheva, ma si difende e credo che possa rimanere con le big in questo giro. Delle prime sei sulla carta, quella che potrebbe fare più fatica è Vita Semerenko, che non a caso è in coda al gruppo nonostante fosse uscita dal poligono in terza posizione, in 17 senza errori. Io lo chiederei, visto che abbiamo tempo e vediamo che in effetti le prime sei davanti stanno tenendo un buon ritmo, l'andatura non è esagerata, se il quarto posto, quasi medaglia di Gössner, ti abbia dato degli elementi in più anche per valutare la non partecipazione, non ha mai aperto la porta da quel punto di vista praticamente Magdalena Neuner, in gare del genere, quanto avesse potuto incidere. Poi ogni gara fa storia a sé, parlo di sci di fondo, di mondiali, olimpiadi, però in effetti insomma la sensazione è che Neuner una medaglietta la poteva prendere. È un discorso interessante, molto dipende dal contesto di gara. Ci sono dei contesti di gara in cui Neuner effettivamente poteva pensare di puntare alle medaglie, altri no, probabilmente su un tracciato come quello della Val di Fiemme, che viene definito da tutti durissimo, sarebbe stato difficile. Gössner è stata sfortunata perché è partita prima di chi poi l'ha preceduta di poco meno di un secondo. Quello può aver fatto la differenza, ha disputato una gara convincente. Dire se Neuner sarebbe riuscita a salire sul podio in un mondiale è abbastanza difficile, ecco. Abbiamo avuto dei precedenti in passato di atlete che hanno ottenuto diversi podi.
in Coppa del Mondo, pur avendo gareggiato nel biathlon. Vedi Anfisa Rezzova, Romanova Danubile, anche se quello è un caso diverso, perché è un caso limite quello, esatto, proprio. Perché lei partì fondista, divenne biatleta vincendo Coppe del Mondo con il 65% al tiro e poi tornò fondista. Qual è la caratteristica curiosa di Rezzova? Che credo abbia conquistato una decina di podi in carriera nello sci di fondo, ma senza mai vincere. Strano, anche Forsberg non vinse mai, o Forsbury come sarebbe più bello dire per alcuni, non vinse mai nel fondo, conquistò un secondo posto. Quelle che hanno vinto da tutte e due le parti, salvo il primo caso di atleta norvegese, sono secondo me discrete fondiste, discrete biatlete, non big da nessuna parte, ecco perché Simone Greiner Petermann, così andava considerata. Sicuramente un'altra insomma, possibile candidata a far bene era Ligrete Poiré. Sì, un'altra di quelle che poi non ha mai gareggiato seriamente nello sci di fondo, per cui è difficile da valutare. Chi ha gareggiato seriamente nello sci di fondo era qui inquadrata Tora Berger, che come piazzamento non andò lontana dal podio. Poi è chiaro, molto dipende dal contesto di gara. Secondo me, in una competizione di sci di fondo, a Kanti-Mansinsk, Neuner poteva fare male a tante, perché quello è un tracciato che andava, come ti posso dire, a enfatizzare le caratteristiche di Neuner, che lì sinceramente poteva giocarsela anche con le big del fondo. Magari su tracciati più duri sarebbe stato più difficile. Gosner comunque ha caratteristiche un po' diverse da Neuner. Vedremo se ci saranno altre occasioni, però ripeto, è tutto relativo. L'unico discorso serio da fare è che non esiste niente di assoluto. Ci sono state tante buone biatlete forti nel fondo, ce ne saranno tante altre in futuro, ma dire quale possa essere la più forte è difficile, come è difficile dire se qualcuno del passato sarebbe potuto salire sul podio in una gara dei campionati mondiali. Gosner quel podio l'ha sfiorato e contro prove non ne avremo mai. Tanto davanti sono rimaste in sei, soffrendo Vita Semerenko rimane lì. Poi magari una per esempio come Domracheva, quando vuole va a fare quelle gare, perché comunque insomma del suo paese è la più forte. Sì, senza dubbio, e potrebbe togliersi anche soddisfazioni, però sai, credo che per queste atlete sia molto più interessante rimanere nel circuito del biathlon, sì, sì, che ti dà ampiamente più visibilità in tutta Europa. L'Italia è un caso a parte, ma in Russia la partita non si gioca. Ah, no, in Norvegia ci si sta avvicinando alla parità, per in cui Russia è incredibile. Seguiamo questo poligono e ricordiamo che nelle mass start femminili lo zero manca da 13 mesi. Sono tanti 13 mesi senza zero. Vento sembra non essere così cambiato rispetto alla prima serie a terra e soprattutto forse rispetto anche all'azzeramento. Però sbaglia Gvisdon. Sbagliano in tante. Ma sbagliano perché hanno tenuto un ritmo non loro, le altre forse. Tora Berger invece senza la minima difficoltà. Domracheva sbaglia e quindi Tora Berger può prendere vantaggio. Ecco Dario, se c'era un format di gara dove Domracheva poteva ancora giocarsela per la coppetta di specialità è questo, perché 40 punti di distacco in due gare li puoi recuperare. Non è finita, però si è messa bene come al solito per Tora Berger, che va alla caccia di record che nessuno avrebbe mai pronosticato per lei. Soprattutto perché si prendeva delle pause nelle stagioni di biathlon. Comunque vediamo adesso gli altri poligoni. Altro errore di McRaenen. Pauka ne ha sbagliati un paio, bene Oberhofer senza errori. Sì, Oberhofer che non sarà lontanissima dal podio, Pauka perde terreno, Hildebrand che si presentava come la più precisa terra tra le partecipanti odierne ne manca ben tre. Questo è un poligono che fa davvero la differenza. Domracheva comunque terza e potrà recuperare tanto in questo giro. Sono in diverse comunque ancora senza errori, Beckon, la stessa Pidrushina, oltre a Oberhofer, Tora Berger, Vita Semerenko. Invece Ponza ha fatto tanta fatica nel secondo giro, perché nonostante lo zero attuale ha perso tanto tanto terreno. Comunque tre gare in quattro giorni per lei sono comunque insomma abbastanza difficili. Anche meno, tre gare in tre giorni per le donne se non sbaglio. Ah giusto, tre e tre, vero. On the World Cup trail, four tough stages in 10 days in Finland and Norway. It's the last big push before the Crystal Globes are awarded at the spectacular Planitza. Friday at 1800, the Ski Jumping World Cup, live from Lahti on Eurosport. Become a member of Club 5 Stars today. Save on Delimano Italian cookware, on Dormeo mattresses and more. On the Walkmax line of shoes and on Topshop bestsellers. Club 5 Stars. Get more, pay less.
hai sentito? Arriveranno gli incentivi statali. Ma il gruppo Fiat li anticipa e garantisce subito a tutti un incentivo di almeno pari valore su tutta la gamma GPL e metano. Ehi, e ti conviene tre volte! Quando acquisti, perché hai fino a... Siamo tornati con le immagini in diretta. Chiaramente sarà un giro difficile questo per Vita Semerenko, che è la più immediata inseguitrice di Tora Berger, che sta vivendo un altro di quei weekend, di quelle tappe pazzesche, perché praticamente insomma non si riesce proprio a contrastarla, sta sparando con percentuali incredibili. E allora dobbiamo aprire il libro dei record di Tora Berger, perché effettivamente quanto fatto in questa stagione è dell'incredibile. Intanto ieri si è aggiudicata la prima coppetta di specialità, esatto, perché nell'inseguimento non la raggiunge più nessuna. Nella sprint ha 63 punti di margine su Domracova con due gare da disputare, e anche lì l'impressione che la partita sia chiusa. Nell'individuale ne ha 32 di margine su Henkel, di gare ne rimane una, idem come sopra. E soprattutto le ha vinte tutte e due quelle fatte. Appunto, e non ha, e credo che sia 40 su 40. Sì, sì, una roba del genere. E invece, per quanto concerne la partenza in linea, 40 punti di margine su Domracova con due gare da disputare. Ecco, forse questa è la situazione più incerta. Va da sé che se sale sul podio la partita la chiude praticamente qui e rischia di completare la stagione perfetta. Qual è il record ancora alla portata? Quello di punti in una stagione, che però è difficile da calcolare perché nel tempo erano diversi, è cambiato il criterio di assegnazione. Però utilizzando il criterio odierno, anche in passato, deve arrivare a 1262, che è quanto venne ottenuto da Magdalena Forsberg, mi pare 2000-2001. Potrebbe anche farcela, perché si possono anche portare a casa quei punti. È chiaro che devi salire sempre sul podio da qui alla fine. Poi c'è il discorso delle vittorie in una stagione, no? Sì, 14 sempre di Forsberg, ne mancano 4. E poi ci sarebbe anche quello dei podi, perché comunque, ridendo e scherzando, Tora Berger è arrivata a 15 podi se non sbaglio, e il record è di nuovo di Forsberg con 19, sfiorato da Neuner lo scorso anno che arrivò a 18, anche Domracheva lo scorso anno 17. Va da sé che per battere quel record deve salire sul podio di fatto in tutte le gare che mancano, tranne una, ne mancano 6 con quella di oggi. Ma non le converrebbe tentare di fare altre due stagioni, visto che insomma Forsberg è, con due stagioni oltre a questa non è così impossibile da raggiungere? Non lo so, sinceramente. Lei più volte ha dichiarato di voler smettere con Sochi 2014. Il dato interessante, ma neanche tanto se andiamo ad analizzare il passato, è che la maggior parte delle vittorie di questa atleta sono arrivate in età ultra trentenne. Però il discorso vale anche per Forsberg. Vero. E questo mi consente di dire: pensa a Neuner cosa avrebbe potuto vincere se avesse deciso di proseguire, perché comunque la maturità agonistica in questa disciplina la raggiunge a 30 anni. Kati Wilhelm è un'altra che di fatto ha dimostrato questo concetto. Ecco, a proposito di Neuner, oggi chiaramente ci possiamo permettere anche un po' di divagare, perché al di là dell'immagine, la prospettiva non rende l'idea del vantaggio che comunque è rimasto tale praticamente per Tora Berger. Dietro c'è Domracheva che spinge meglio invece e infatti guadagna decisamente. Neuner, qualcuno dice in Germania, ha rilasciato alcune interviste, una anche alla Ekholm, su richiesta di media svedesi, e qualcuno dice che forse una piccola porta, chiaramente è difficile dirlo adesso perché in ogni caso si parla tra qualche anno, eventualmente ci potrebbe essere l'ipotesi di vederla tornare. Abbiamo detto, per carattere lei è una che uno dice no, però soprattutto perché ha spiegato anche meglio le motivazioni del suo ritiro, ed è allucinante quel racconto della gara in seguimento, no? Sì, delle Olimpiadi. È incredibile quella situazione lì. Tanto Dario, vedo che guadagnano in questo giro Gvisdon e Kuzmina, in particolare Gvisdon. Bisogna dire che le polacche quest'anno hanno sempre avuto materiali straordinari, e il merito è del loro skiman che è italiano, Federico Fontana, che oggi compie gli anni e gli facciamo gli auguri. Però bisogna anche aggiungere che Thomas Zicora è un signor allenatore.
era stato molto contestato quando aveva già cominciato a fare allenatore da atleta, e invece adesso insomma ha tutte le ragioni del caso, anche perché comunque anche economicamente insomma hanno trovato i mezzi per, grazie a Eurosport Polonia, per far gareggiare la Hoynisch le prossime due settimane, ma in generale grandi ascolti per il biathlon in Polonia. Beh, comunque il lavoro dello staff tecnico è eccezionale, perché hanno portato Gvisdon a un livello mai raggiunto in carriera. Pauka si è portata a casa medaglie, Novakovska è quella che ha avuto qualche problema fisico in più, ma anche lei ha fatto vedere cose notevoli, e poi ci sarebbe la piccola Hoynisch, e con lei il bello deve ancora venire. Adesso sono curioso di vedere come gestisce questo poligono Vita Semerenko. Sì, però io non ho mai visto nessuno così. Mai nessuno no, così. Perché è un'arma illegale. Non è male. È un'arma illegale, cioè non può esistere nulla di questo tipo. Mai deve essere arrestata. Del genere. Cioè, è impressionante. E come ti dicevo in precedenza, lo zero in questo format manca da 13 mesi. Guarda l'altra che non sbaglia neanche lei, ma... ed è lì a cercare di non perdere troppo terreno. Ma te l'avevo segnalata Vita come una da podio, però cosa devi fare di fronte all'altra? Pazzesca. Doppio errore di Domracova, a questo punto mette in discussione il podio, però anche le altre potrebbero sbagliare, anche perché il vento aumenta e gira. Sukalova commette un errore abbastanza importante, sbaglia anche Gregorin, che era stata finora perfetta. Si mette bene per Karin, che adesso è un po' in difficoltà sul secondo colpo, infatti va a sbagliare. Attenzione, Gvisdon si trova lo zero. Pietruscina con calma e con una carabina così rappezzata. Comunque non sbaglia, come neanche Henkel in questo caso. Beh, Kuzmin sta trovando delle grandi percentuali. Senza dubbio, invece Gvisdon ha buttato via l'ultimo dopo quattro bersagli colpiti con grande velocità. Gara ancora aperta per il podio, perché comunque Domrashova sta ancora girando, addirittura Beccon terza. Kuzmina in una buona posizione, come anche Henkel e Pietruscina. Credo che per Domracova sarà complicato tentare di tornare in zona podio. Sì, è vero che se ti trova lo zero in piedi nell'ultima sessione è ancora da terzo posto. Certo che Berger in questo giro può guadagnare un errore di margine su Vita Semerenko, e qualcosa le può rosicchiare ancora con la velocità di esecuzione. C'è odore di vittoria numero 27, giusto? Di cui 11 in stagione. Sì, incredibile, sì. Meglio di Neuner. Ha quasi prenotato insomma tutto questo. Ottima gara in ogni caso di Karin Oberhofer, che è in undicesima. Decima posizione, undicesima comunque. E ovviamente aspettiamo poi il poligono anche di Michela Ponza, che finora non ha commesso errori, purtroppo ne sbaglia uno adesso. Eccoci tornati con le immagini in diretta, sempre e solo lei in testa, sempre e solo lei con percentuali clamorose al poligono, Tora Tora Berger. E ti dirò, non era 90%, perché sparava prima di questa gara 88,75, e aggiungi il 10, aggiungi lo 0 in piedi perché non ha sbagliato, aggiungi quello a terra perché non ha sbagliato neanche lì, a quanto siamo? 89,25 in corsa, è pazzesco, perché non si è mai vista una così forte sugli sci con quelle percentuali. Ecco, forse Forsberg ci si avvicinava, ma non aveva questa velocità di esecuzione. No, è assolutamente, ma poi come hai detto, raramente è successo, soprattutto in un biathlon sempre più che richiede tempi di esecuzioni rapidi e prestazioni sugli sci adeguate, per gente che supera i 30 anni, e arrivare a essere così tanto competitive insomma è qualcosa di molto raro. Però ti ribadisco che l'età della maturità in questa disciplina è quella. Quando arrivi sulla soglia dei 30 dai il meglio di te, e ripeto, abbiamo tante dimostrazioni in tal sì, senso. Sì, quello sì. Nel frattempo, Dario, stanno andando molto forte sugli sci Domrashova, e questa è una novità, e Magdalena Gvisdon, che di fatto è poco staccata dalla Bielorussia. Molto bene anche Anastasia Kuzmina. Sì, in effetti già prima dei mondiali ad Anterselva con la vittoria aveva fatto capire che c'era, dopo essere stata molto incostante, ha sbagliato tanto al poligono nei primi mesi di stagione, nei primi due mesi, però poi da, anche ai mondiali ha rischiato la medaglia, ha rischiato di trovare la medaglia, e qui sta dimostrando di insomma poter andare sul podio, cosa che ha fatto anche ieri insomma. Sì, l'identikit resta quello dell'atleta molto incostante. Riuscisse a trovare percentuali stabili attorno all'82% per l'intera stagione, potrebbe diventare anche uno da seguire in ottica sfera di cristallo, e lì sarebbe la morte per la Russia,
perché credo che non lo accetterebbero. Però è un atleta che ha un potenziale notevole, e se ne fai un discorso di potenziale è tra le prime 5 di questo sport al femminile. Ho detto ieri, chiaramente nella sprint è stata terza alle spalle di Berger e Domracova. Poi sai, più tappe ci sono di questo tipo, con tre gare consecutive, più atlete come Kuzmina, Domracova, la stessa McRaenen possono avere margine sulle altre, perché le doti di fondista qui sono enfatizzate. Ovviamente qualcuno potrebbe rispondermi, però Gosner è dopo la musica. Sì, è vero, oggi è dopo la musica. Ma è stanca. Però ci sono delle attenuanti. Sì, sì, assolutamente. Certo che sarebbe non usuale, credo, per Kuzmina provare ad acciuffare il terzo podio consecutivo in 3 giorni. Sì, non sarebbe male, ed è perfettamente in gara, visto che al momento è terza, e tra gli 8 e 3 e i 9 km e 300 metri ha guadagnato anche qualcosa su Tora Berger. Pochi secondi, però questo è la testimonianza che al momento Kuzmina probabilmente è la più veloce in pista, al pari di Domracova e Magdalena Gvisdon. Sicuramente fa piacere in generale le testimonianze, insomma, di approvazione. Questo intanto è Olav Quinto è il padre che insomma è ritratto nella statua famosa proprio di Holmenkollen. Il fatto che le fondiste norvegesi abbiano testimoniato come guardano sempre le gare di Tora Berger quando possono, soprattutto ai campionati del mondo, insomma, sono rimaste tutte ammirate, e lei per contro ha detto: ma cosa volete, una vecchietta come me che sì, va a fare le gare di sci di fondo con tutte quelle ragazze che hanno talento, non ne hanno bisogno. Però soprattutto ha aggiunto che le ragazze dello sci di fondo sono fantastiche, sì, e sì, sono delle fuoriclasse effettivamente. Questo l'ha sbagliato. Ne ha sbagliati due. Attenzione, perché se Vali Semerenko trova lo zero, anzi Vita Semerenko trova lo zero, si porta a casa la prima vittoria in carriera. Ecco, però calma, niente ansia, calma. Ecco, ha vinto Berger, ok, gioco partita incontro come al solito. Anche l'ultimo di nuovo l'ha sbagliato nella stessa maniera. Però prosegue la maledizione dello zero nelle partenze in linea, perché sembra che proprio nessuna ci voglia riuscire. C'è ancora in gara Pidrushina per lo zero. Posizione molto stabile di Kuzmina. Sembra una statua. Vediamo se trova Berger che esce dal giro di penalità. Nell'ultimo giro sulla carta è meglio Berger di Kuzmina. Però sarebbe bello avere il duello. E anche le sbaglia. Davanti Kuzmina, vediamo di quanto. Meglio così. Io prendo ancora Berger, sai. Io ho ancora in mente la ultima frazione della staffetta dei mondiali quando... Guarda Dario, è arrivato lo zero, è arrivato Pidrushina. Con Pidrushina. Doppio di Gvisdon e di McRaenen, non sbaglia questa volta Domracova, ma il podio insomma forse non è così lontano, ma lo è abbastanza. Sì, c'è Becon sul podio, a sorpresa. E vediamo se Daria riesce a recuperare in un giro 20 secondi sulla francese, non è facile. Quelle davanti le salta via, quindi le ucraine. Per cui il discorso Coppa del Mondo generale rimane aperto per la matematica, si chiuderà nella prima gara di Sochi. Sì, per il discorso invece della Coppa di Specialità, se Tora Berger vince mi pare che possa forse chiudersi. Sì, non per la matematica, o forse anche per la matematica. Adesso vediamo il risultato. Beh, se Daria sale sul podio o arriva subito dietro, quindi quarta, non si chiude neanche per la matematica, però di fatto. Però devi considerare Kuzmina che Berger... sta andando, Kuzmina stranamente tiene. E ha guadagnato, però attenzione a Berger, perché poi nell'ultimo chilometro ti tira fuori quel qualcosa in più, mentre Kuzmina è una di quelle che tende a cedere. Comunque è chiaro che Tora Berger non è quella dei mondiali a cui facevo riferimento, proprio ricordando, avendo negli occhi l'ultima frazione della staffetta in cui di fatto si come tirò su le maniche, quasi mi ricordava Stefania Belmondo, e diede un'azione tremenda saltando via subito l'Ucraina e andando nettamente davanti.
non è in quella condizione Thorabergen, anche perché, come abbiamo detto, tre gare in tre giorni, insomma, per una vecchietta come lei magari si fanno anche sentire. Guarda, la migliore Berger nell'ultimo giro normalmente è a margine su Kuzmina, però l'impressione è che Kuzmina abbia ottimi materiali oggi e riesca a gestire il rientro della norvegese. Quanto c'è? 30 metri, ripeto, attenzione all'ultimo chilometro di Berger, perché se non si stacca troppo poi ha effettivamente qualcosa in più, è più sprinter rispetto a Kuzmina. Qui sta recuperando però Thorabergen, qui sta recuperando Kuzmina, sta andando gradualmente, invece lei ha aumentato un po' le frequenze. Poi se vede il sangue non si tira indietro. Beconda, attenzione perché va alla bella caccia gara del primo podio in carriera. Non vorrei che come Kuzmina però abbia forzato abbastanza in questo tratto, Domracio è abbastanza lontana. Poi Dario, sottolineiamo l'ottavo posto di Oberhofer che sta disputando una grande gara, si deve difendere da Dorene Henkel che seguono, forse anche da Mäkäräinen, però nelle 10 potrebbe rimanere e sarebbe un ottimo risultato per lei. Michela invece è intorno alla 25esima posizione, ha commesso un altro errore sempre in piedi, 18 su 20. Ricongiungimento. Però lei conosce talmente bene questa pista che sa anche dove forzare. E adesso qua prova anche a rilanciare l'azione, Kuzmina è ferma. Sì, mi sembra che Kuzmina non ne abbia più sovente, la slovacca di nascita russa fatica nell'ultima parte della gara. Viste così non c'è gara, poi no, non sembra, è ancora finita. Sembra che l'abbia sverniciata. No, non sta reagendo Kuzmina. Vabbè, però insomma, incredibile. Qui si sta avvicinando Domracova invece. Esatto, Domracova che si è portata a 8 secondi da Beconde e potrebbe negarle la soddisfazione del primo podio in carriera. Quindi Domracova, se chiude quarta, porta a casa 43 punti. Però di fatto è finito ugualmente anche per la Mastart, perché a Berger basta poi partire nell'ultima e arrivare alla fine. Cosa che avrà garantito, perché a meno che non ha una super influenza, non avesse una super influenza. Esatto. Sì, possiamo definirla non per la matematica, perché potrebbe non partire chiaramente, però diciamo per la logica delle cose. Sì, direi che è chiusa alla fine. Hai è tornata sotto? Ragione. Sì, però l'altra nello sprint la devi battere. E per battere Berger in uno sprint ci vuole Neuner, e abbiamo avuto anche dei precedenti in passato. Memorabile partenza in linea proprio di Östersund 2008. Invece dietro Oberhofer addirittura settima e sarebbe il miglior risultato in carriera per lei. Attenzione, è braccata da Vali Semerenko, anzi ha scavalcato Vali Semerenko. Dietro c'è Mäkäräinen che non guadagna tanto. Gara strepitosa di Karin Oberhofer. Sta veramente continuando a fare progressi. Sì. Poi sta recuperando Gvisdon nelle retrovie e va alla caccia della decima posizione. Mäkäräinen rispetto al solito fa più fatica, anche lei ha pagato un po' le fatiche dei campionati mondiali di sci nordico. Ma ne vogliamo parlare di quell'angolo di Russia che diceva Nastia? Tra l'altro mi viene in mente cosa ha dichiarato Mäkäräinen al termine della sua partecipazione ai mondiali di sci nordico. Non è stato il massimo, diciamo, per il confronto tra mondiali di fondo e mondiali di biathlon. Esatto. Perché era un giorno della settimana, infrasettimanale, diciamo, però ha detto mi aspettavo più pubblico. Sì. Pubblico che poi c'è stato sicuramente per la staffetta maschile. Intanto Berger se n'è andata ed è in odore di vittoria numero 27, 3 su 3 a Dolmenkolle, ne aveva fatto 3 su 3 anche a Östersund all'inizio stagione, Domracova va sul podio. Beconde resta lì, stringe i denti, vediamo come finisce. Magari trova delle energie insospettabili. Ha decisamente allungato Thorabergen, che quindi si regala un altro hat-trick come quello di inizio stagione a Östersund. Vabbè, i mondiali non ne parliamo, ma insomma ancora una volta triplete per la straordinaria Thorabergen. E invece Karin Oberhofer è ancora settima, a 4 secondi di margine su Vali Semerenko e 7 su Mäkäräinen, che sta facendo fatica. Dietro c'è Henkel con Doren, Gregorin e Gvisdon, ma difficilmente arriveranno su Karin, che ha 10 secondi di margine sul quartetto guidato da Andrea Henkel. Cosa faceva quel signore lì? Sinceramente non ho capito, forse voleva festeggiare questo ennesimo trionfo di Thorabergen.
Ma credo che sia un addetto della squadra norvegese, perché va in mano un bastone. Che non serve, ovviamente, perché Tora Berger non ha avuto problemi di questo tipo. Ormai è tranquilla, si è voltata comunque Tora Berger. 11 vittorie e 16 podi stagionali. Allora possiamo davvero pensare che il record di Magdalena Forsberg delle 14 vittorie in stagione possa essere almeno eguagliato, perché insomma, se vince 3 gare delle prossime 5, la cosa è fattibile. Sì, effettivamente è alla portata, non sarà facile vincere né a Sochi né a Canti, però la possibilità esiste. Forse è più facile eguagliare il record di podi, ne mancano 3 anche in quel caso, 19 è il target. Domarasova nel finale ha avuto ragione di Beckhond, che comunque disputa la migliore gara della carriera ed è soddisfatta così. Quindi praticamente abbiamo avuto insomma, Kuzmina capace dei 3 podi. Eh sì, brava anche Kuzmina, nel suo piccolo una Berger. Poi vedo arrivare Pidrushna e Vita Semerenko, vediamo se dietro c'è Oberhofer, che aveva un po' di margine su quelle che inseguivano e va alla caccia del miglior risultato in carriera. Comunque ormai le ucraine sono le russe, più o meno, nel senso sì, che sono abituate a piazzarne diverse nelle prime 10 posizioni. Quando le russe fanno difficoltà, oggi non sono neanche presenti. McRaenen vicina a Oberhofer. Sono in tante di sprintare, c'è anche la tuta di Gregorin e Gvisdon che torna sulla velocità quadrupla. McRaenen porta a casa il 7° posto, Karin 8ª ed eguaglia il miglior risultato in carriera. Attenzione, Oberhofer in rimonta, va a stampare McRaenen. Brava, brava, ed è il miglior risultato in carriera. E poi comunque una grande Gvisdon con gli errori che ha commesso. Sì, Gvisdon sugli sci, una delle prime 3-4 oggi ad occhio. Gvisdon dovrebbe essere nona, perché ho l'impressione che abbia avuto la meglio su Gregory. No, la mettono dietro, quindi decima. E Vali Semerenko invece ha pagato molto nell'ultimo giro, ha perso terreno. Doren l'occasione l'ha persa nei giorni scorsi. Ed Enkel non arriva tra le prime 5, quindi non eguaglia Kati Wilhelm.